trovare dei riscontri su questa attività è particolarmente complesso, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori c'è tutta un'attività sul terreno, quindi non sono indagini che si esauriscono in un breve lasso. Se voi pensate che l'indagine è partita nel 2010, una prima tranche si era conclusa nel 2011, è stata riattualizzata con episodi tuttora ben più attuali, quindi significa che c'è una continuità temporale quantomeno dal 2010 fino a oggi di queste organizzazioni criminali e di questa organizzazione che ricordiamo è Cosa Nostra Gruppo Madonia, quindi insomma la più difficile, la più perniciosa, la più dura, insediata sul territorio, sul mandamento gelese, quindi è un'attività particolarmente importante perché è una risposta che si dà a quel territorio e alla cittadinanza tutta. Bene, questa operazione intanto ci riporta indietro veramente nel tempo, perché ci rendiamo conto come l'associazione mafiosa ancora trae il suo sostentamento da un'attività che potremmo definire quasi atavica delle associazioni mafiose, qual è la guardiania. Quindi questi soggetti, questi guardiani che vengono imposti di essere assunti all'interno di aziende agricole affinché queste aziende non subiscano danni di alcun tipo, né incendi né furti chiaramente di ingenti, diciamo. Quindi l'indagine si sviluppa perché dei collaboratori di giustizia anche sul territorio di Niscemi ci hanno parlato abbastanza nei dettagli di come effettivamente i capi mafia dell'epoca, e mi riferisco a Montalto, mi riferisco a Di Pasquale, mi riferisco ad Amato Francesco, volessero che questa attività continuasse a essere svolta sempre nel tempo e negli anni. Le attività tecniche, mettiamo sotto le attività tecniche, e ci danno assolutamente riscontro di quelle che sono state le dichiarazioni dei collaboratori. Ma vi dirò di più, un'indagine particolarmente carina, frizzante, perché questi soggetti evidentemente ritenevano che nessuna attenzione ci fosse su di loro. Noi registriamo addirittura conversazioni nelle quali per dare l'avvertimento dei danneggiamenti a cui sarebbero potuti incorrere qualora non avessero pagato, viene fatto in maniera più soft. Vengo e mi spiego. Per esempio, viene appiccato un incendio alle serre per evitare che la serra bruciasse tutta quanta. Lo stesso guardiano chiama i vigili del fuoco, di modo che però aveva poi una grossa moneta di scambio con la vittima dell'azienda agricola. Poi un'altra chicca dell'indagine, io ritengo che sia anche il fatto che questi guardiani addirittura si facevano pervenire sui loro telefoni, che noi avevamo sotto controllo, gli sms di intrusione, quelli che ad oggi ci sono con gli allarmi collegati quindi ai loro cellulari.